Allora, questa sosta a cosa è servita? Se è servita a qualcosa per ricaricare, che ne so, le pile? Ma la sosta è servita a un po' di riposo, a riposarci un poco e a ritornare ai ritmi di prima, anzi meglio di prima, per cercare di fare bene. Ha spezzato un po' il vostro momento positivo oppure no? No, qualche giorno di riposo ho fatto bene, soprattutto fisicamente, però non credo che abbia spezzato il ritmo positivo che stiamo avendo. È rientrato dopo l'infortunio nella partita col Campania. Com'è andata per te, per la squadra, insomma, No, dopo aver bene, giocato bene. l'ultima partita? Personalmente è andata abbastanza bene. Penso pure per la squadra sia andata bene, comunque anche perché è arrivata la vittoria, quello che volevamo, quindi penso che un po' tutti siano contenti, soddisfatti. A Brindisi cosa era successo? Ti eri fermato un po' prima Sì, avevo della... preso una distorsione alla caviglia il venerdì e l'ho portato fino alla domenica. Però mi faceva male, quindi non sono potuto scendere in campo. Nove risultati utili di fila, è un buon momento per voi. Come state cominciando a preparare questa gara di Nardò e cosa vi aspettate da questa trasferta? Beh, una trasferta abbastanza difficile, però dobbiamo andare lì con la determinazione e la voglia che stiamo avendo fino ad ora, cercando di dare il massimo, portando a casa quello che è possibile. Ecco, le motivazioni in questo frangente dove le trovate? Ma le motivazioni le troviamo in ogni partita, perché c'è la voglia di fare bene, di mettersi sempre in mostra, partita dopo partita, cercando di arrivare a un obiettivo. Cosa che è un po' lontana, però non impossibile. Sarebbero i playoff. Sarebbero i playoff, sì. Lontano ma non impossibile. Perché non impossibile? Ma non è impossibile perché non è ancora, è ancora tutto aperto e quindi da ora fino all'ultima giornata mancano 5 partite. Noi cercheremo di fare più punti possibile e vedremo poi a fine campionato quello che sarà successo. Tra le squadre rilevanti, qual è quella che è magari il calendario più difficile o che vedi un po' più in difficoltà delle altre? Ma è il Biceglie perché è quella più vicina a noi, quindi dovremo sperare che abbia un calo e noi dare il massimo in tutte le partite, cercando di fare più punti possibile. Poi se non sbaglio avete un calendario più o meno simile voi e loro, nel senso un paio di sfide con squadre che sono nei playoff e altre invece con formazioni che devono salvarsi, per Sì. esempio voi a Nardò domenica e loro hanno il Francavilla in Sì. casa. Sì, sono partite difficili sia per noi che per loro. Detto, noi dobbiamo cercare di fare il nostro, poi vedremo, sperando che ci sia una fortuna e qualcosa di positivo ci venga dato. Senti, cosa c'è dietro questa lunga serie positiva di 9 partite? Insomma, cominciata a Trani, che però fu un pareggio un po' Sì. deludente, se vogliamo. Cosa è scattato dopo Trani È che vi ha portato... scattato la crescita, la voglia di fare bene partita dopo partita e poi la determinazione, perché la squadra è cresciuta e quindi penso che ce lo stiamo meritando. Forse avremmo potuto avere qualche punto in più, però va bene così, vedremo a fine anno. Qualche punto in più riferito alle ultime gare anche o più al girone d'andata? Più al girone d'andata, perché comunque ci siamo fatti scappare parecchi punti, però Qual è la partita che ti fa più male ricordare? va bene. Beh, vabbè, Francavilla, in casa, e Taranto.
più per esempio anche di trasferte come Nardò o Grottaglio. Grottaglie, sì, anche Grottaglie, me ne ero scordato. Grottaglie pure. Senti, nelle ultime due partite solo 4 gol subiti. C'è stato poi anche un cambio di modulo, il ritorno alla difesa a 3. La squadra sembra più avere più equilibrio, più solidità. Sì. Come la vedi tu dal reparto? Sì, siamo cresciuti, abbiamo acquisito più fiducia in noi stessi, equilibrio, abbiamo trovato le posizioni giuste, comunque stiamo andando abbastanza bene tutti quanti, sia il reparto difensivo che quello centrocampo offensivo. Eppure nella prima parte di questo campionato questo modulo l'avete anche usato, però avete fatto forse fatica a digerirlo, diciamo così? Beh, le prime volte si fa sempre un po' di fatica, comunque cambiamento di modulo, però una volta che ti ci abitui ti viene tutto più semplice. Che squadra è il Nardò? Quali insidie può presentare questa partita? Che ricordo hai poi della gara d'andata che fu un po' complicata per voi? Sì, la riprendeste alla fine, anche se sì, sono un po' cambiati credo loro rispetto all'andata, a cominciare dall'allenatore. Sì, vabbè, sicuramente il Nardò avrà voglia di fare bene, perché si deve salvare, quindi vorrà vincere la partita. Noi faremo altrettanto, perché comunque noi 3 punti sono molto, per noi sono molto importanti, quindi sarà una bella partita da parte di tutte e due le squadre, che vorranno dare il massimo, vorranno la vittoria a tutte e due le squadre. Che ricordo hai della gara d'andata? La gara d'andata sì, è stata una partita che abbiamo recuperato all'ultimo, è stata una bella partita. Niente, era una buona squadra, si muoveva abbastanza bene, chiudeva bene gli spazi e ripartiva bene, però noi siamo stati bravi e capaci di riprenderla. Dopo 4 mesi dovreste ritrovare i tifosi al vostro fianco in trasferta, può sì, essere un'arma in più? Sì, può essere sicuramente, sarà sicuramente un'arma in più, perché pubblico fa molto. È un peccato che abbiamo disputato tutte le gare in trasferta senza pubblico e ci ha un po' penalizzati. Molti dei tuoi compagni, anche il tecnico, al termine della partita di domenica hanno fatto un accenno al futuro, dicendo che è questo il momento in cui si pongono le basi, che adesso bisogna mettere anche attenzione, nonostante ecco, i problemi quotidiani che può affrontare la società, è il momento di pianificare. In questo senso, tu saresti disposto a restare? Sei stato già contattato? Oppure ci sono anche delle offerte, come giustamente per uno che sta facendo bene, anche da professionismo per te? Sì, ma per il futuro ci devono essere tutti i presupposti e la voglia di poter fare una squadra abbastanza completa. Per ora non si sta parlando personalmente del futuro, perciò vedremo più là, fine campionato. Non hai ancora parlato per il Foggia, però qualche voce dal professionismo, qualche piccolo... No. Però rimaresti volentieri a Foggia? Certo.